Tanto è vero che Elcano porta Pigafetta in visita al sovrano. E quindi probabilmente Pigafetta si capisce l'aria, che non è più il suo tempo, il suo ruolo, e alla fine, visto che non abbiamo trovato il famoso diario, se qualcuno lo trovasse diventerà famoso, se qualcuno lo falsificherà diventerà famoso altrettanto, sarà un grande scoop. Facciamo una battuta con Andrea, in pensione si può anche pensare a Si può me. pensare, ma Non so se ci sento così. c'è stato questo, di cui purtroppo ormai i nomi per me sono diventati un linguaggio, ma sapete sicuramente che c'è stato questo, credo che sia uno spagnolo, che ha scritto questo diario di Magellano, no, ecco, che è un romanzo di cui menziona, ma con successo, soprattutto chiaramente nel sud-est asiatico, ma non solo, e alcuni storici lo citano non tanto come fonte, ma diciamo come fonte di ispirazione, insomma, non tanto come fonte storica, ma come possibile lettura Lettura dei silenzi, di... come si dice. Esatto. Ma allora è reticente o non è reticente? Tu mi parlavi dei codici, insomma, facendo il tuo mestiere, credo che puoi dirci qualcosa. Sì, no, ma mi piace, non ci siamo, a parte che qui ne abbiamo parlato brevemente. Allora, innanzitutto la cosa straordinaria, una delle cose straordinarie della relazione è che la relazione è un libro di effetti, non è semplicemente una cronaca. Ed è altrettanto evidentissimo che Pigafetta dà la sua versione dei fatti, e lui è chiaramente un partigiano di Magellano, ma non lo nasconde, così. Quindi adesso io francamente il libro che è stato citato anche oggi da Andrea, di cui abbiamo parlato anche lui, non è d'accordissimo, ecco, di Ernesto su questa rilettura, perché sono sostanzialmente Magellano, anche se per una banda di predoni non particolarmente svegli, non particolarmente colti, che vanno in cerca di fortuna, che Pigafetta sarebbe sostanzialmente una sorta di fantoccio, insomma, messo lì da Magellano, che poi si inventa tutto. È, come dire, è una lettura veramente di merozzezza storica che, cioè, solo in un certo mercato editoriale può avere qualche seguito. È ovvio che chi scrive, ma anche, cioè, adesso facciamo un esempio clamoroso, ma crediamo veramente che tutti i memoriali che sono stati scritti sulla guerra civile in Italia e che sono usciti dopo il 45 siano delle cronache imparziali di ciò che è accaduto con rispetto dei fatti, così? È ovvio che quando noi ci facciamo portatori e interpreti e, come dire, traduttori anche di una memoria, la memoria nostra, cioè può essere, poi il procedimento può essere più o meno scoperto. Pigafetta ha il vantaggio che è il merito di giocare allo scoperto, dice, voglio rivendicare la memoria di Magellano, nel momento in cui la memoria di Magellano, diciamo la verità, insomma, non è che fosse così in buona salute. Rispetto alle sue reticenze, ma io, ma non so, cioè reticente non saprei, di sicuro quando può mettere in buona luce Magellano lo fa. Non sono tanto d'accordo su quello che ha detto Andrea e che hanno detto anche altri di una sua così, reticenza o di una sua versione non limpida per quanto riguarda i fatti di Quarto Sabugnani, quando c'è un vero dramma, cioè la scena. Lì è chiaro che, allora, che purtroppo è una delle maledizioni del filologo, io cosa mestiere che io cerco di esercitare, insomma, di quando in quando, è che molto spesso la differenza che c'è tra testo critico e apparato, cioè quella fascia che di solito c'è sotto, no, dove si portano le lezioni alternative, ecco, rispetto al testo recepito, molto spesso, ecco, quando il lettore medio legge il testo va già bene, l'apparato non legge nessuno. Allora cosa succede in quel punto lì? Succede che il manoscritto ambrosiano, per l'unico manoscritto che abbiamo che porta alla redazione italiana, è guasto, ma non per colpa di Pigafetta, il copista sbaglia a scrivere, tant'è vero che ci sono un paio di frasi che non hanno senso sintattico. Allora Andrea dice, ma sicuro che non è stato un pasticcio voluto? No, perché se fai il pasticcio lo rendi comprensibile. Guarda caso, se vai a leggere le due traduzioni francesi, le due traduzioni francesi dicono esattamente quello che dicono gli altri testimoni di una parte o dall'altra, chi viene decapitato, chi viene scortato, chi finisce in esilio, eccetera, eccetera. Quindi lì non si può parlare, secondo me, di una reticenza o di qualche così tentativo di nascondere la verità da parte di, perché è un fatto di pura trasmissione, cioè il manoscritto ambrosiano è un manoscritto tendenzialmente corretto, ma il confronto con le traduzioni francesi dimostra che ci sono dei guasti di copia, quindi sono tutti manoscritti, anche noi quando copiamo le cose facciamo gli errori, adesso le citiamo, le scriviamo con la penna, però insomma in tutto
tutte le copie manoscritte ci sono dei talloni.